Cari amici, tanti saluti da Serafino Massone. Oggi è sempre il 29 ottobre 2011. Vedete che bello? Sono le 17:30. Vedete che bello il titolo? Ora arriva la TV di YouTube. Ah, tremate, tremate televisioni, tremate, tremate giornali. Soprattutto voi giornali che siete finanziati con i soldi di tutti i contribuenti italiani, tremate, tremate, perché adesso la TV arriva su YouTube e questa è una notizia che è apparsa sul Sole 24 Ore di oggi, e vedete quale notizie per questa web TV pubblica, e queste notizie corrono in tempo reale. Non in tempo irreale, in tempo reale. La notizia me la manda l'amico mio, ma caro amico, adesso mi fai diventare matto a pronunciare il tuo nickname, Anna Kinski Walker, 76. Già nel passato mi pare di aver fatto qualche video per questo amico, anzi questo mio telespettatore, vedete, di nuovo senza trucchi e senza inganni. Le lettere le ricevo davvero, perché c'è qualcuno che lo continua a metterlo in dubbio. Vedete? E mi manda un articolo apparso sul Sole 24 Ore odierno, 29 ottobre 2011. Voi sapete bene che col Sole 24 Ore e c'è poco da scherzare. Ma vediamo che si dice, che si dice, cari amici. Che si dice? Il Sole 24 Ore odierno, vedete, questo è l'articolo, Il Sole 24 Ore odierno. E vediamo che c'è scritto, tremate, tremate, TV, sia statali che private, tremate, tremate, giornali. Adesso le notizie corrono sul web e sembra che è il monopolio dell'informazione. Se lo prenda YouTube, fa bene, fa tanto bene. Già è lo spazio virtuale più grande del pianeta. Io mi meraviglio tanto che cominci solo adesso e YouTube a organizzare delle vere e proprie trasmissioni televisive, delle televisioni vere e proprie, capito? E vediamo, mesi di trattative con Hollywood e campioni sportivi, editori, star della musica, poi grande passo verso la televisione. YouTube annuncia il varo di circa 100 canali video che produrranno programmi originali. Il primo canale debutterà il mese prossimo, novembre, e gli altri arriveranno nel 2012. Ah, poveri giornalisti della TV di Stato, giornalisti, i programmisti, che prendete un sacco di quattrini, prendete. Ah, poveri giornalisti della carta stampata, che ci avete i finanziamenti dello Stato. Ora la musica cambia, era ora che la musica, sì, è già cambiata da un bel po', è già cambiata, perché in Italia mi dicono che ci sono 25-30 milioni di PC, di collegamenti internet, e questi che hanno questi 25-30 milioni di collegamenti internet, le notizie già le ricevono dal web, le ricevono. Era ora, cari amici. Il palinsesto è ampio, accidenti, e inoltre YouTube diventa un palcoscenico globale per le produzioni nate su internet che hanno avuto successo a partire dal pubblico online. Va bene? Tutti quelli che hanno avuto successo, qua si parla di successo meritato, cari amici, perché quando uno arriva sul web, come ho fatto io qua su YouTube nel 2008, ma chi mi conosceva? Ma non mi conosceva nessuno. Lo posso proprio dire che mi sono fatto da me. Sono un, si dice, self-made man, uomo fatto da sé.
Il primo video, chi mi conosceva? Chi mi conosceva? E mi sono fatto da solo senza le raccomandazioni, senza le raccomandazioni di nessuno. E questo è bello di social network come YouTube, ma anche di altri bravi social network, perché io sono anche su Dailymotion. Dailymotion mi ha catturato. Come in certi stati catturano i cervelli, li portano via, e Dailymotion si è accorto il canale network italo-francese o franco-italo, si è accorto che questa mia web TV funziona abbastanza bene e mi ha cooptato d'accordo con YouTube. Dailymotion l'ha fatto d'accordo con YouTube, capito? Era ora, cari amici, era ora. E questa è una cosa bella pure per voi, perché se ci avete, come dire, cultura, passione, un po' di arte, può diventare il mestiere del domani. Noi bypassiamo i giornali e le TV dove ci fanno i raccomandati. Quanti ne conosco di raccomandati che sono imboscati nelle TV, quanti, ma anche con i giornali. Non c'entrate mica voi nei giornali o nelle TV se non ci avete un qualche santo in paradiso. Io invece, qua, io, voi, qua ci possiamo esprimere liberamente, d'accordo? Senza strisciare a chiedere la raccomandazione di un alto papavero o senza prostituirsi, capito? E questa è una notizia bella pure per voi, se ci avete voglia di lavorare, però, e se ci avete voglia di lavorare. Io qua su ci sto 12-13 ore al giorno, tra produzioni di video e risposta ai commenti, e mica solo ai commenti, mi scrivono pure di quelle lettere lunghe lunghe. Mi ha appena scritto Fabianza, e io su questo scritto di Fabianza ci faccio presto un video, presto, molto presto, cari amici, capito? Vedrete che bello, questo è il video sull'argomento che mi ha mandato Fabianza. E quasi YouTube ha investito 100 milioni di dollari sulla incentivazione di trasmissioni originali. Secondo le indiscrezioni, scrive Il Sole 24 Ore, secondo le indiscrezioni sugli accordi è prevista una condivisione con gli autori al 50-55% dei ricavi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie, ma le quote cambiano a seconda dei contratti, capito? Quindi si suppone che insomma la media sia 50-55. È prevista una condivisione con gli autori al 50-55% dei ricavi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie, ma le quote cambiano a seconda dei contratti. E beh, se viene fatto pure a me il contratto, e io spero che tengano conto che Serafino Massoni ha molto da dire e molto da dire e da fare sulla base di questo romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente. Che vi insegna come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato, e vi insegna a capirlo il patriarcato per soffrire di meno, capito? Perché quando uno sa da dove gli deriva il male, può cercare di attenuarlo, attutirlo, va bene, pensate voi. Qua si parla di piattaforme, di video sharing e via di seguito. Vedete che spettacolo, cari amici? Vedete, 100 canali. E bene, bene, cari amici, questa è una gran bella notizia, che perché io ho sempre, voi lo sapete, che io ho sempre elogiato YouTube. Ho fatto anche un video intitolato "Ah, fantastico YouTube". Andatelo a vedere il mio video intitolato "Ah, fantastico YouTube", capito? E io spero tanto che dentro questi 100 canali televisivi, io sono proprio
veri e propri canali televisivi, un po' mi pare come fa Sky che hanno 100, 200, 300 canali. Ciascuno va a vedere il canale di propria preferenza. Qua ti butta fuori YouTube, ti butta fuori 100 canali televisivi. E qua allora si deve, dobbiamo cantare il De Profundis, De Profundis, per le televisioni e per le televisioni tradizionali, per i giornali. Qua, che brutte esperienze che ci ho avuto con i giornali, cari amici. Io sono stato per 20 anni, iscritto all'ordine dei giornalisti lombardi, non come professionista, si dice, abbiamo una parola, c'è una parola speciale per i giornalisti non professionisti, non mi viene in mente in questi 20 anni. Cari amici, ne ho viste di cotte e di crude. Di cotte e di crude, purtroppo non ho le prove, cioè non ho la documentazione ma quanti miei articoli me li sono visti rifiutare e poi guarda caso li ho visti riapparire con firme altrui, ma con la forma cambiata, non posso andare più là perché io ogni tanto faccio piazza pulita di tutto, ho fatto male, Dio quante cose avrei potuto documentarvi, pazienza, pazienza. E ne ho viste di cotte e di crude nei giornali, nelle redazioni, cioè soprattutto quello che non riesco a mandare giù è per quale motivo i giornali devono essere finanziati con i fondi dello Stato. Io capisco che ciò avvenisse quando non c'erano la radio, la televisione. Si incentivava la gente, no, quando non c'era la televisione, perché la radio è un pezzo che c'è, perché lo Stato incentivava la gente a leggere i giornali in maniera di essere informata. Ma adesso da quando ci sono le televisioni, dovevano sparire i finanziamenti statali dei giornali. Non vi pare, cari amici, non vi pare? Beh, cari, questa è la notizia che io vi do molto volentieri. Capito? 100 canali. Mesi di trattative con Hollywood, con campioni sportivi, editor e star della musica, star della cultura. Poi il grande passo verso la televisione. YouTube annuncia il varo di circa 100 canali video che produrranno programmi originali. Il primo debutterà il mese prossimo. E gli altri arriveranno nel 2012. Il palinsesto è ampio. Beh, bene, cari amici, se volete andate pure a vedere sul Sole 24 Ore voi questo articolo che è intitolato in questa maniera, cari amici, capite di oggi, il Sole 24 Ore di oggi, cari amici, intitolato così, vedete, cari amici, YouTube, la conquista della televisione su internet. Aprirà 100 canali e ci sarà anche informazione. Ci sarà anche informazione. Io sono sicuro che quelli di YouTube mi utilizzeranno. Non si può non utilizzare uno che ha tante cose da dire, cari amici, tante cose da dire in questo romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente. Ma chi mai prima di me l'ha fatto un lavoro come questo? Ma nessuno l'ha fatto un lavoro come questo, capito? Ma chi mai ha parlato della nascita dell'amore miceneo? Cioè di come nasce l'amore? Come inganno culturale, una truffa vera e propria. Per cui vi posso inviare tantissimi video che io ho fatto sull'amore romantico, l'amore angelicato, però soprattutto a quel video che io ho intitolato Amori and interesse, amore and interesse. E per cui, parafrasando quello che disse la regina Maria Antonietta quando era sul patibolo, che disse: libertà, libertà, quanti crimini si compiono in tuo nome? Potremmo dire: amore, amore, quanti crimini si compiono in tuo nome? Va bene, cari amici, allora che posso fare io? Posso. Ne devo di nuovo ripetermi concludendo il titolo
il titolo di un mio video che è Fantastico YouTube. Date a vederlo se non l'avete visto. Fantastico YouTube. Va bene, cari amici, io ringrazio tanto questo mio telespettatore che ha questo cognome, no, questo nickname tanto singolare, Ananka Kiski Walker 76. Grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.